Cari amici, eccoci di nuovo su argomentazioni filosofiche e religiose. Schopenhauer, Nietzsche, Buddha. Il fatto è che sono sempre i telespettatori che alimentano le tematiche trattate da questa pregiata pubblica web TV. È la volta di Claudio Silva 11. Claudio Silva 11. Vediamo un po' cosa scrive Claudio Silva 11. E ultimamente lei sta dando spazio a ciò che attiene la sfera cristiana con riferimento al Dio dei testimoni di Geova, a quello degli ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Le voglio porre una domanda da persona agnostica qual è lei. Non di meno un attento conoscitore del pensiero del grande Schopenhauer e di Nietzsche, tema la compassione. E caso strano, ho parlato della compassione anche in un video di questa mattina, perché ora sono le 17 di questa giornata, di lunedì, oggi è lunedì mi pare, 7 maggio 2012. E come lei sa, Schopenhauer nel suo saggio I due problemi fondamentali dell'etica attribuisce alla compassione notevole importanza, dicendo che essa è l'unica virtù che può liberarci dall'egoismo. E di tutt'altro parere Nietzsche, il quale considera la compassione come il più grande pericolo. Quale, secondo lei, delle due verità è la più veritiera? Anche il buddismo fa riferimento alla compassione, e la metafora di Gesù, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, e poi continua, la lettera è lunga, e va bene, vediamo un po'. Ma poi fa riferimento a una frase del teologo mistico Meister Eckhart, io ho dedicato un video intitolato Meister Eckhart, il Buddha occidentale, ok? C'è il mio video su questo grandissimo mistico, cristiano mistico, Meister Eckhart. È il mio video. Il video è intitolato Meister Eckhart, il Buddha occidentale. E Meister Eckhart, nella proposizione 26, dice: tutte le creature sono un puro nulla. Non dico che siano poca cosa o qualcosa, ma che sono un puro nulla. Aggiungo io, ma se le creature sono un puro nulla, il denaro cos'è? Caro, tu mi hai messo in questa lettera una montagna di domande, vabbè, cerco di risponderti, caro amico, va bene? Dunque, vediamo un po', il pensiero di Schopenhauer si rifà pressoché esclusivamente all'opera del Buddha, pressoché esclusivamente. E mi pare anche che il Buddha si rifaccia al buddismo Theravada, Theravada, buddismo degli antichi, e quindi il primo buddismo, d'accordo? Il primo buddismo, cari amici, il primo buddismo, ok? Sì, rifacendosi al primo buddismo, chi è privo di trascendenza, noi vediamo che il pensiero di Schopenhauer è un monolite, è un blocco unico, è costante dall'inizio alla fine. Sì, egli diciamo che traduce, secondo le categorie concettuali occidentali, il pensiero del Buddha, lo traduce in Occidente. La filosofia di Schopenhauer altro non è che una filosofia che si basa sul pensiero del Buddha, e il centro di questa filosofia è la compassione. Diversa è la questione del pensiero del Nietzsche, e di certo tu fai riferimento a tante opere del Nietzsche, ma fondamentalmente a quest'opera, La genealogia della morale. E se noi leggiamo le opere di Schopenhauer, non notiamo nessun salto dall'inizio alla fine. E se invece leggiamo le opere del Nietzsche,
E noi vediamo dei salti continui. In un certo senso, il Nietzsche del primo periodo è diverso dal Nietzsche dell'ultimo periodo. Il Nietzsche dell'ultimo periodo è colui che parla del superuomo, oltreuomo, ma inteso nella maniera storica. L'oltreuomo del Nietzsche è colui che è arrivato ad accettare il proprio destino. Ma la filosofia iniziale del Nietzsche non era questa, era una filosofia rivoluzionaria. Questa filosofia rivoluzionaria la vediamo proprio qua. Allora, per arrivare alla tua domanda, ma com'è che tu mi scrivi che il Nietzsche parla in termini negativi della compassione? E tante volte io ho dovuto spiegare ai ragazzi che in fin di conti l'intera storia della filosofia occidentale altro non è che un commento della filosofia precedente, una interpretazione della filosofia precedente. Dall'antica Grecia sino ad oggi i filosofi non fanno altro che costruire le loro teorie filosofiche partendo da un filosofo precedente e commentandolo alla loro maniera. Ma persino San Tommaso d'Aquino si è rifatto alla metafisica di Aristotele. Allora, effettivamente, quando Nietzsche parla della compassione, parla della compassione cristiana, ebraico-cristiana. E ne dice di tutti i colori della compassione ebraico-cristiana. In pratica dice che la compassione di cui parla l'ebraismo cristiano, il cristianesimo che si basa sull'ebraismo, egli parla un popolo di predi, un popolo di predi, e è la compassione che i deboli vogliono imporre ai forti. È una sorta di ricatto psicologico che i deboli, gli impotenti, fanno nei confronti dei ricchi. Parla della belva bionda trionfante, quest'opera qua. Il cristianesimo, ed egli però mette insieme ebraismo e cristianesimo, e il cristianesimo è la rivolta dei deboli contro i ricchi, non potendo i deboli prendere a spadate i ricchi. Schiacciano i ricchi con una filosofia della bontà universale, del volersi bene. Però quello che tu addebiti a Nietzsche, cioè che egli è contro la compassione del Schopenhauer, la compassione del Buddha, è il pensiero del primo Nietzsche. Ripeto, l'opera di Nietzsche non è un monolite come l'opera di Schopenhauer, è la filosofia di Nietzsche procede a salti e si differenzia molto, moltissimo dalla fase iniziale alla fase terminale. La fase terminale, ho avuto modo già di dire in qualche video, che la fase terminale del Nietzsche, quella dell'oltreuomo, il quale altro non è che colui che si era rassegnato stoicamente ad accettare il destino, la parte finale è vicina alla compassione vicina, alla compassione di cui parla il Buddha. È un pensiero stoico, la parte finale della filosofia del Nietzsche. Poi tu, caro, mi fai altre domande, mi fai qua, mi citi Meister Eckhart, Meister Eckhart, il quale dice: tutte le creature sono un puro nulla, non dico che siano poca cosa o qualcosa, ma che sono un puro nulla. Io ho avuto occasione di evidenziare nel mio video intitolato Meister Eckhart, il Buddha occidentale, che per me Meister Eckhart è il teologo più interessante del cristianesimo, e questa frase è significativa. Noi siamo nulla, sì, in un certo senso siamo nulla,
e per Meister Eckhart Dio è tutto. E io non so che dire, perché poi tu mi chiedi, aggiungo io, ma se le creature sono un puro nulla, il denaro che cos'è? Beh, il denaro è un'illusione. Io l'ho detto in tanti video che la proprietà privata, pardon, è una pura illusione, per la quale noi ci danniamo tanto. E su come nasca la proprietà privata, che caratterizza l'ideologia patriarcale, c'è per l'appunto questa mia opera storico-mitologica, La stirpe del serpente. Va bene? Tutti i salmi si concludono in gloria. Spero di aver chiarito poco di quello che tu mi chiedi, ma ti faccio notare che quando si parla del Nietzsche, si deve dire sì, ma il Nietzsche di quale periodo o il Nietzsche di quale opera? Perché diversamente dal pensiero di Schopenhauer, è il pensiero del Nietzsche, conosce dei salti, si muove in maniera non, diciamo così, omogenea, ma c'è una forte eterogeneità nel suo pensiero. Vabbè, qua mi fermo. Ti ringrazio tanto per la tua lettera, ringrazio tutti voi cari amici che mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.